Questo rapporto o nasce presto, o nasce morto, o non nasce affatto. Io ho avuto fortuna in questo senso. Sono stato spesso malato da piccolo, sembrava che dovessi morire da un giorno all'altro. Ero considerato un po' spendibile, vero? E allora la mia compagnia non furono i compagni di giochi dell'infanzia. Ebbi la gran fortuna di non dover andare a scuola regolarmente. I miei amici erano i libri. E mi capitò una cosa strana, mi capitò di leggere per esempio libri di filosofia, faccio un esempio, I Dialoghi di Platone, quella bella edizione, la terza, e di averli letti come libri d'avventura. All'epoca scoprii che in fondo, senza rendermene conto però, scoprii in maniera inconsapevole che I Dialoghi di Platone sono delle grandi, sono romanzi d'appendice. E allora da allora ho cominciato a vedere nel libro un compagno di solitudine, un compagno di avventure intellettuali, in qualche modo, senza rendermene conto, ero un ragazzino, ma sempre a casa mia, essendoci poca altra roba, ma molti libri polverosi, di qualche cugino, qualche zio, qualcuno ci doveva essere stato, venivo isolato al terzo piano, in questo castello diroccato, cadente, e lì leggevo, leggevo tutto il giorno. E in qualche modo sognavo e imparavo che i più bei viaggi si possono fare standosene a casa accanto alla stufa. Questo era l'inizio del mio amore sensuale per i libri. Tutto questo accadeva in un paesino del Vercellese chiamato Robella. E quindi in qualche modo i libri mi hanno accompagnato durante la primissima infanzia, fra le colline alte da una parte, Camino, Cantevenne, e dall'altra le risaie. Io sono nato uomo di montagna e uomo di pianura, uomo diciamo di collina e d'acqua, di paludi, cioè di risaie. E qui forse ho visto, lo vedo adesso, non allora, ho visto il segno di un destino, come dire, anche ambiguo, ambivalente quantomeno, perché sta fra la materia prima calcarea, queste colline alte dove ci sono miniere di cemento, sono poi quelle di Casale Monferrato e così via, lungo, no? Tutta la costa, vero, del Po, e d'altra parte però anche uomo d'acqua, uomo del riso, delle paludi, di queste distese d'acqua non abitate che hanno una loro straordinaria malia sul viaggiatore, perché in fondo indicano una terra in cui non si può vivere, ma da cui non si può prescindere, perché dà da mangiare. La mia esperienza scolastica è stata quella di un autodidatta. Io mi sono presentato agli esami di licenza ginnasiale e poi 2 anni dopo, allora era possibile, liceale, sempre da privatista, preparandomi su quei dépliant che venivano distribuiti dal ministero, vero? Come ci si prepara? Da privatista, quindi non esattamente benvoluto, al quale io ho sempre considerato in effetti la scuola, anche la migliore delle scuole, anche quella Montessori, in realtà, come una struttura burocratica che in radice colpisce, umilia, a volte addirittura distrugge l'involontarietà del pensiero, l'ispirazione personale, il gusto per la lettura e la ricreazione simbolica, immaginata di ciò che si legge. Detto questo, però, non vorrei essere frainteso, la scuola io la ritengo molto importante. Se noi abolissimo le scuole, dovremmo tornare al vecchio precettore del Settecento, e solo per chi se lo poteva permettere. Quindi nessuna abolizione delle scuole, riforma dall'interno, semmai. Le scuole sono importanti perché è lì che io trovo i giovani, è lì che c'è l'incontro dei discenti e dei docenti, è lì che in sostanza può avvenire quella collaborazione straordinaria, non immediatamente utilitaria, che
che è poi al fondamento della formazione personale. Io dovevo in realtà ufficialmente abitare a Sanremo dai miei parenti, ma i miei parenti dopo qualche tempo evidentemente mi trovavano a dir poco, come ancora oggi la gente a volte mi trova un po' scocciatore, irrequieto, diciamo così poco comunicativo e così via. E allora cosa accadeva? Niente, che mi hanno messo a dozzina nel punto più lontano e sperduto da Sanremo, l'entroterra ligure, verso il 37-38, prima della guerra, direi è l'epoca che per quanto mi riguarda potrei definire della tarda infanzia e primissima adolescenza, cioè gli anni della mia socializzazione primaria, quando un uomo cresce, si forma, un ragazzo diventa un giovanotto e poi il giovanotto diventa un adulto, beh, sono stati fortemente condizionati, prima dalla malattia e poi per non ricadere nella malattia delle vie polmonari, non Davos, non la Svizzera, i miei non avevano i soldi, ma Sanremo e poi l'entroterra ligure, ma sempre a casa del diavolo, lontano, cioè a Sciabaudo per esempio, dove non arrivava la strada ma solo una difficile mulattiera. E allora, nonostante tutto, dei rapporti c'erano. Il bambino si faceva ragazzo, il ragazzo diventava uomo e a poco finalmente scopriva la vita. Arrivare, scendere, a volte in mezzo alla neve, neve alta, enorme, scendere a Badalucco era come ritrovare la vita di una grande città. Oggi la guardo ed è veramente una piccola città. Proprio qui, del resto, nel cuore vivo di questi centri medievali, queste pietre dure, il cuore tuttavia era dolce. Qui si giocava, non c'erano pericoli, non c'era il traffico, ci si rincorreva in questo dedalo di stradine, si giocava a guardie e ladri, ma si giocava anche a fare il medico, c'erano anche delle lotte e io ero mingherlino, avevo sempre la peggio, ma solo fino a un certo punto, perché sfoderavo le mie armi difensive che consistevano in un sistema semplice. Mi avvicinavo al nemico, cercavo allora di prendergli non un mignolo e cominciavo a girare il mignolo come una manovella e il poveretto grande, corputo e forzuto crollava a terra in pianti disperati. Pochi minuti sono arrivato a Sciabaudo dalla valle, dalle prese, e una volta, un tempo mi occorreva, 70 anni fa, mi occorrevano quasi 2 ore, 1 ora e mezzo di sicuro, aiutato soltanto da un vecchio cane lupo di nome Bepi, che in realtà spesso aveva più bisogno di aiuto lui che non io stesso. E devo dire che oggi mi trovo in questo posto del tutto isolato, l'ultimo pugno di case a cui bisogna, gioco forza, arrestarsi, e qui vivevo per i miei mesi estivi, facevo le mie prime esperienze e ci arrivavo mica in linea diretta, che io partivo presto la mattina in treno da Trino Vercellese alla volta di Casale Monferrato. A Casale cambiavo e andavo ad Alessandria finalmente. Prendevo il treno e andavo dritto alla volta di Genova, ma non a Genova, mi fermavo prima a San Pier d'Arena. Altro cambio, il treno per la Riviera di Ponente fino a Sanremo. E a Sanremo ci stavo un po', poi i miei parenti mi avevano messo a dozzina, come si dice,
presso una famiglia deliziosa, Marietta, la moglie, giovane moglie, e Juan de Pin, l'uomo del bosco. Devo dire che questa bravissima famiglia, niente, mi manteneva, come del resto vivevano tutti gli altri, i pochissimi ragazzi del luogo. Non è una meraviglia, non fa stupire per niente che più tardi questo fosse un punto forte della resistenza partigiana. Io credo che siano ancora ricordati. Là vedo adesso una lapide, sono certo ricordati. Vogliamo andare a vedere dove io ho abitato per qualche tempo, in maniera molto piacevole. Ecco, questo di nuovo si scende. Questo è tutto originale, questo è veramente, questa è la Ciabaudo della mia tarda infanzia e della primissima fase dell'adolescenza. Molto bello, 7 anni, 8 anni. Per delle lunghe, interminabili estate. Ah, hanno rifatto tutto. Io scendevo qui e qui c'era una casetta, è tutto rifatto ormai. La modernità, la globalizzazione impazzano e distruggono la storia. Ecco, qui addirittura c'era una piccola edicola con una Madonna, e anche qui è tutto nuovo, tutto nuovo. Che peccato, però questa pietra resta. Questi signori? E qui naturalmente ci sono persone che fanno agriturismo, un giorno, ah, che stupendo qui, che meraviglia, ecco, è arrivato anche il PB Gas, non c'era all'epoca elettricità, non c'era acqua, non c'era niente, c'era solo la legna da ardere, che la si portava via a mansalva ovunque, era ovunque, la si prendeva da Monteceppo. Andiamo a vedere Monteceppo. Monteceppo lo vedevo dalla piazzetta della chiesa, uscendo da qui dove abitavo, piano terra, in un'uscia come questo, in fondo. La casa era esattamente dove adesso c'è quella cassetta postale. Ecco, quell'uscio là. Devo dire che qui anche ho fatto le mie prime prove del rapporto con l'altro. Noi lo diciamo sempre, muovere verso l'altro vuol dire mettersi, diciamo, entrare in una zona di mistero. E questo è vero perché gli altri sono imprevedibili, a parte il fatto che noi stessi, a noi stessi siamo imprevedibili. Però poter scoprire l'altro senza la mediazione elettronica, senza il traffico metallico, senza, diciamo, i mille fronzoli inutili di una società tecnicamente progredita, ma umanamente spesso imbarbarita, questa è una grande fortuna. Io ricordo con gratitudine i giorni di solitudine, la ricerca per la legna, gli innocenti, più o meno innocenti giochi con i pochi coetanei. In questo posto oggi sono rimasti in cinque. All'epoca forse eravamo verso i 50, forse 100. E c'era più vita, evidentemente. Ma ancora oggi io sento, trovo quella quieta atmosfera di un tempo. Soprattutto manca ancora oggi quella frettolosità golosa di vivere che impedisce poi di gustare la vita. Voleva dire vivere il tempo fuori dal tempo. Io ho fatto regolarmente solo un corso di studi, quello elementare, 3 anni con la maestra Piera Mandelli, 2 anni con il maestro Francesco Rossino. E poi, prima però di questo e durante questo, questi anni, tutte le vacanze, diciamo così, esiliato in questo luogo che non era neppur segnato sulle carte topografiche. Queste sono montagne che conoscevo veramente molto bene, più delle mie tasche, me ne andavo proprio spedito e a menadito, da Ciabaudo. Attraversavo quella piccola gola, poi riprendevo questo costone e sempre tagliando in linea d'aria, spesso senza
il vantaggio e il beneficio di un sentiero. Scendevo e arrivavo a questo santuario detto della Madonna delle Nevi. Importante perché? Perché questo era il santuario che segnava esattamente, circa, non proprio esattamente, approssimativamente, il punto centrale, la metà del viaggio da Ciabaudo a Badalucco. E infatti qui c'è il retro del santuario della Madonna delle Nevi, lì vedo con molto piacere ancora perfettamente conservata la tavolata dove ci si ristorava, io ragazzotto mi imbucavo in qualche gruppo di pellegrini e si beveva e si mangiava, e laggiù, ecco, scendevo poi a rotta di collo, è il caso di dire, perché questo è veramente una discesa quasi, è un dirupo, vero? Scendevo verso Badalucco che è là sul fondo. Sanremo era una città deliziosa, era il luogo privilegiato dove le ricche signore inglesi venivano a svernare dolcemente come una specie in via di estinzione, infatti stavano scomparendo. Sanremo era in sostanza dotata di un clima mitissimo, protetta da queste montagne, vero? Le prealpi marittime alle spalle, questa insenatura deliziosa, e aveva acquistato anche in letteratura il famoso romanzo Il dottor Lorenzo Benoni, uscito a Londra, vero, che esaltava, forse come Ruskin con Le pietre di Venezia e Le mattinate fiorentine, esaltava questo posto. Io arrivavo a questa, che era la piazza, ed è la piazza Colombo, ma che all'epoca, provenendo dal quartiere di San Martino, attraverso Corso Garibaldi, si sboccava, si sfociava, si può dire, direttamente questa piazza, che era una piazza non livellata, non ripianata come oggi, ma era in lieve pendenza verso Corso Matteotti e poi verso il Casinò. E da questa piazza si vedeva il mare, non solo. Si arrivava qui e si veniva come colpiti, inebriati da una visione incredibile, per cui veramente Sanremo finalmente meritava il suo nome di città, capitale dei fiori, perché c'era una sorta di eruzione floreale tutte le mattine, tutti i giorni, proprio qui, a questo punto. Qui c'era una sorta di... la piazza era quasi tutta colma di fiori, questa specie di vulcano floreale, e d'altra parte direi che propendendo verso occidente, guardando in quella direzione si vedeva il mare. Arrivare qui era come entrare in una sorta di Valhalla. Abitavo nel quartiere, diciamo, più povero, relativamente parlando, nel quartiere di San Martino, quasi di fronte al Palazzo Sportivo, dove passava la vecchia ferrovia e che normalmente mi dava il tempo, che io vivevo un po' fuori dal tempo, studiavo, passeggiavo, impazzivo, ma era meraviglioso. A Villa Spinola andavo a rubare i libri ai tedeschi. Poi naturalmente, 4-4, piazza del municipio, vecchia piazza, di fronte alla chiesa dei Gesuiti, i libri. Ero l'unico avventore, cliente affezionato, un vero habitué della biblioteca civica di Sanremo. Leggevo i libri del 1880-1890, i libri dei primi sociologi italiani, Lombroso, Ferri, Savorgnan, Squillace, Niceforo, che faceva le grandi ricerche sulla pellagra nel Veneto. Erano tempi deliziosi, perché poi me ne venivo giù, uscivo la sera dalla biblioteca, andavo lungomare, si incontrava, devo anche dire, è giusto dirlo, con riconoscenza, con devozione. Si incontrava qualche ragazzo, qualche ragazza, e iniziava così l'educazione sentimentale di un provinciale piemontese srazzato che era capitato per caso
in una delle poche stazioni balneari cosmopolite d'Italia. Questa è una piazzetta deliziosa, con l'entrata in una specie di souk, una medina proprio di Sanremo. Questa chiesa dei gesuiti era, insieme con la biblioteca vecchia in piazza del municipio, tutto questo era il cuore di Sanremo ed era il cuore della mia vita. Qui io veramente vivevo, emergevo da piazza Colombo, arrivavo a piazza Cassini, un po' di chiesa ma poca, molta biblioteca, e salivo. C'era un grande stanzone pieno di libri e purtroppo anche di polvere, perché c'era una sola persona, vero? E oltretutto anziana e un po' acciaccata come tutti gli anziani. C'erano poi delle finestre che davano sul retro dove io potevo di tanto in tanto, per sollevare lo spirito, per distendermi, che ero stanco di stare chino sui libri, dare un'occhiata al mercato e a un lavatoio. Un lavatoio che è stato ovviamente risanato, cioè eliminato, dove peraltro io ammiravo queste lavatrici, diciamo pure con il basso schiena per aria, che stavano lavando in maniera molto assidua. Io tornavo subito ai miei libri, perché questo era per me un esempio di attenzione al proprio lavoro. Qui arrivavano in numero sempre maggiore, con grande soddisfazione di alcuni qui nella popolazione, gli ufficiali nazisti, gli ufficiali della Wehrmacht e della SS feriti e anche quelli della Luft, forse, evidentemente. Venivano qui a guarire, venivano qui a prendere il sole di Sanremo, a respirare l'aria buona, leggevano buoni libri, e i libri classici, Goethe, naturalmente il Faust, ma leggevano anche libri molto nazisti, uno addirittura, parecchi altri, ma fra quelli che io sono riuscito a trafugare da qui, insinuandomi, vero, come amante dei libri, ma non degli ufficiali nazisti feriti, c'era quello di, per esempio, di von Möllendorf, del Dritte Reich, il Terzo Reich, e poi le novelle di Theodor Storm e così via. E davvero, devo dire che da questo punto di vista ho dato anche un mio piccolo contributo nell'alleggerire le fatiche letterarie di quei poveri feriti a cui non va il nostro misericordioso ricordo. I libri, per cui francamente non veniva manifestato dagli ufficiali nazisti feriti un grandissimo rispetto o interesse, venivano accumulati in uno scantinato. Io mi resi conto molto presto, primo, che erano libri di un certo valore, non solo per le bellissime edizioni del Goethe, Faust e Goethe, in caratteri gotici, meravigliosi, in edizione cartonata, edizione anzi erano quasi in pelle o similpelle con fregi in oro, non solo, ma anche quelle più semplici, più andanti, che riguardavano per esempio la geopolitica, secondo i nazisti, erano in uno scantinato. Io arrivavo qui quatto quatto e, come fanno tutti i veri accreditati ladri di libri, siccome allora non c'era il controllo elettronico, che oggi naturalmente ha ridotto le nostre possibilità, ecco, io arrivando qui con un ampio, capace soprabito, impermeabile soprattutto, se il tempo era un po', diciamo, dubbioso, tant'è che il portare un impermeabile fosse reputato perfettamente naturale, io riempivo le tasche di questo capo di vestiario e di colpo, da magro e mingherlino che era, diventato invece una persona piuttosto corpulenta,
4-4 me ne andavo via, tranquillo. Nessuno mai si è accorto di niente. Devo anche dire che probabilmente questi libri erano, diciamo, aperti, pronti, disposti per il pubblico. Perché? Perché si pensava che in questo modo una parte della cultura tedesca, e nel caso nostro più che tedesca, nazista, sarebbe stranamente penetrata nella popolazione italiana. Qui anche ascoltavo, potevo avere le mie brave lezioni di tedesco, non solo, avevo dai preti polacchi al sommo della passeggiata imperatrice lezioni gratuite di polacco, non solo, a parte il tedesco, l'inglese, il polacco. Andando verso Arma di Taggia, in via Primavera, all'altezza più o meno della Brise, che oggi si chiama giustamente la Brezza, e io avevo al numero 30 o 33, credo, trovavo la dolcissima Marianna Botkin, figlia del medico di corte che aveva dovuto fuggire dalla Russia per la rivoluzione del 1917, trovavo anche da lei le mie prime lezioni di russo. Ho poi soprattutto incontrato dalle parti del porto delle splendide persone dal punto di vista della classe di appartenenza, operai, quelle persone a servizio qui per lo più, ma che proprio nel far bene il proprio servizio realizzavano se stessi e conoscevano i misteri, i segreti di molte famiglie. E una volta di più, come già a Nizza, anche qua a Sanremo, vedevo il paradosso per cui i ricchi, non sapendo che fare del loro denaro data la guerra, non potevano che spenderlo anche in frivolezze, ma in questo modo aiutavano, senza proporselo, le classi più povere. Questo è Mentone, no? Eh sì, questo è Mentone. Io qui, soprattutto in questa splendida Côte d'Azur, fino a Nizza, da Ventimiglia, Spedaletti, Bordighera, Ventimiglia, poi Beaulieu-sur-Mer, Menton e così via, ero al mare, c'era il sole, c'era l'aria buona, non c'era più la nebbia, e neppure, diciamo, non c'erano più le paludi delle risaie, non c'era il cemento delle cementerie, delle colline, stavo bene. Vivevo un po' alla giornata, con un grande progetto intellettuale in mente però, con un senso di autoconsapevolezza di quello che avrei fatto. Io devo studiare, capire, per esempio, le lingue, una lingua, tutte le lingue, fino alla urlingua, la lingua delle lingue, la madrelingua indoeuropea, che forse non esiste, ormai i linguisti hanno deciso che non esiste, non ha importanza. E quindi questo, uno studio leopardiano, come diceva Leopardi, matto e disperatissimo, e tuttavia mai un'ombra di pessimismo escatologico. Ovunque io arrivassi, come un cavaliere medievale, cercavo la biblioteca. Era la mia grande chiesa, la mia cappella privata, e lì mi isolavo dal mondo e studiavo, e scrivevo, e fantasticavo, perché c'è questo da dire, la gente pensa che l'infanzia, quello era il mio periodo infanzia e anteguerra, l'infanzia sia in sostanza qualcosa in cui si gioca, non è vero, si fantastica, e parlano anche dello stupore infantile, ma per l'infante, per il giovinetto, tutto è normale, non c'è stupore, albe, tramonti, qualunque, i libri, la gente che si incontra per strada, nulla, i fiori, nulla. Quello che era splendido qui, nella costa della Côte d'Azur e poi nella costa dei fiori,
devo dire, quel che era meraviglioso era la lontananza e l'estraniamento rispetto al luogo d'origine. Io da allora ho continuato a girare il mondo e non mi sono ancora fermato. Io venivo qui a Nizza, stavo benissimo, me ne andavo tranquillo per la Promenade des Anglais come un gentiluomo inglese di campagna che vive con i proventi della Compagnia delle Indie. Furono anni per me meravigliosi. Promenade des Anglais, Hotel Rue, l'Hotel Negresco, i grandi hotel dei plurimiliardari, vero? Benissimo. Io allora, in Boulevard Massenat, alla Bibliothèque Comunale di Nizza, io trovavo, leggevo i libri di Émile Durkheim, il caposcuola della sociologia francese. E mi interessava perché? Ma perché Durkheim aveva cominciato come filosofo, poi diventa pedagogista, poi finalmente sociologo. Un momento, che cosa leggevo? Le sue regole del metodo sociologico, in cui per non cadere nello psicologismo, che lui odiava, anzi non riconosceva la psicologia come una scienza, e per non cadere d'altra parte nell'idealismo, Durkheim ci diceva che scriveva letteralmente che i fatti sociali vanno studiati come cose, i fatti di le fesso sociali come des choses, come delle cose, come niente, come una sedia, come un tavolo. E trovarmi qui stamane in questo sole, dopo tanti anni, per me è bello e straziante nello stesso tempo. Non è certamente solo nostalgia dolciastra. Perché io ricordo che qui c'era anche, diciamo, veramente quello che potrei chiamare l'inesprimibile felicità di cui ci si vergognava un po', dei sopravvissuti, di coloro che durante quella guerra non facevano la guerra, perché col governo Vichy, governo Pétain, questa è la Francia non occupata, non occupé. Qui dunque io si può dire che ho vissuto anni che oggi si chiamerebbero formativi, certamente anni straordinari, potevo trovare i libri che mi servivano. E qui, devo dire, mi è venuta l'idea di fondare anche in Italia i quaderni di sociologia. Leggendo Émile Durkheim, leggendo i Cahiers de Sociologie, mi dicevo fra me e me, da ragazzotto sprovveduto, da ragazzotto sempre alla fame, mi dicevo, ma perché non fare qualcosa del genere anche in Italia? Che male, perché? Perché non fare una piccola rivista senza mezzi, autonoma, che riesca a far valere una pungente critica all'attualità senza esserne a rimorchio? La precocità. C'è una tradizione piemontese. Non dimentichiamo che il giovanissimo Piero Gobetti, che era uno naturalmente dei miei eroi, se non un mio eroe, perché lui oltretutto ha scritto Risorgimento senza eroi, era uno dei miei autori preferiti, a 16 anni, più o meno l'età in cui io fondavo una piccola rivista sconosciuta chiamata Progredi, aveva fondato Energie Nove. A poco più di 20 anni fondava la Rivoluzione Liberale. Io più tardi avrei fondato, senza rendermi pienamente conto, la Rivoluzione Umana nel 1946, che fu bruciata da fascisti e comunisti in piazza. Ora io devo con molta chiarezza dire che fuggivo da tutto questo e in qualche modo vivevo la mia precocità come un fatto del tutto naturale. Approdavo per la verità a Torino alla fine del 43, provenendo da Sanremo, dove avevo vissuto l'angoscia del collasso dell'8 settembre del 43. Da ragazzo, in fondo,
da studioso, se si vuole, sempre per conto suo, insomma, arrivavo qui a Torino. Cosa volevo fare a Torino? Volevo conquistarla. Ero come Rastignac alla conquista di Parigi, però sapevo che Torino non era Parigi e che io purtroppo non ero Rastignac. Cos'ero? Ero un ragazzo senza fissa dimora, che cercava disperatamente di sbarcare il lunario. Quando io torno a Torino, come anche adesso, mi si stringe il cuore perché penso a tutte le strade in cui ho abitato mai più di 3-4 giorni, perché non appena i padroni di casa si accorgevano che non avrei pagato la pigione, per carità, venivo gentilmente, più o meno gentilmente, invitato a lasciare l'alloggio, cioè ad alzare, come si dice, le suola, per non dire di peggio. Questo era Torino, io ricordo via dei quartieri 6, via Pinelli, via Moncenisio, Corso Valdocco. Torino nel 43 era una città ferita dai bombardamenti, ferita dalla fame. Si fa presto a dire fame, ma quando una città è alla fame, quando vede il Teatro Regio distrutto, via Po, la vecchia, gloriosa università dove io poi studiavo, avevo studiato, sia pure saltuariamente, distrutto. Nell'aria di Torino c'era un acre sapore di polvere e di sangue. La guerra è stata tremenda. I bombardamenti su Torino non erano una scampagnata. Io poi non sempre andavo al rifugio, anche perché spesso i rifugi erano sovraffollati o comunque si arrivava in ritardo, e me ne stavo nella mia mansarda di via dei quartieri al numero 6, una parallela di Corso Valdocco, e sentivo sui tetti, sentivo cadere i corpuscoli, sentivo quello scricchiolio sinistro dei frammenti delle distruzioni provocate dalle bombe. Tutto questo è vero, terribile, ma per me era musica, perché uscivo dalla mia solitudine, perché la solitudine libresca è bella quando è preparazione all'azione di vita, all'esperienza. Io lo dico da innamorato dei libri, da direi addirittura innamorato fisico, sensuale, geloso dei libri, ma i libri non possono sostituire la vita, l'esperienza di vita è fondamentale. Ho avuto nel 43, agli inizi del 44, la grande fortuna che hanno i solitari. Rispondo, siccome ero veramente assillato dal grande problema di unire il pranzo con la cena, problema secolare che del resto afflitto dovrebbe affliggere molti intellettuali veri, immagino. Guardavo negli avvisi del giornale, a stampa, e trovo che una famiglia vorrebbe lezioni di inglese. Io, venendo da Sanremo, avevo già tradotto libri dall'inglese, facevo di tutto. E niente, mi precipito a Corso Umberto, ma sbaglio di piano, forse nell'ansia di arrivare presto presso questi datori di lavoro che volevano l'inglese, tra l'altro era una lingua che io sapevo in maniera da sordomuto, sapevo 5.000 parole, però se parlavo inglese gli inglesi non mi capivano, se un inglese parlava me non lo capivo. In sostanza, io mi butto, invece di fermarmi al terzo piano, arrivo al quarto, suono, viene ad aprirmi un signore quasi in vestaglia, magrissimo, con gli occhi chiari. Seppi poi che era un ufficiale dell'esercito italiano che aveva contratto l'ameba, se non erro, in Albania. Si chiamava Felice Balbo. Io dico timidamente: lei vorrebbe lezioni di inglese? Ha detto no. E come mai lezioni di inglese? Perché l'inglese? Ma perché l'inglese sarà la nuova lingua egemonica. Parlammo per 48 ore. Io non gli diedi nessuna lezione di inglese, ma intanto trovai da mangiare, bel pasto caldo che la signora Lola, bellissima, preparò. O lei o chi per lei. Insomma. E io mangiai naturalmente. Sa come mangiano i veri affamati, non di corso, ma facendo vedere che dopo tutto mangiavo per modo di dire, non avevo nessun bisogno, mangiavo per sfizio. In realtà ero arrivato al momento in cui potevo svenire da un momento all'altro sul marciapiede. Sono entrato in società come era inevitabile, attraverso i libri, incontrando uomini sempre per sbaglio, devo dire. A Torino, Felice Balbo, presso la casa Einaudi, Cesare Pavese, quasi conterraneo,
noi due ci intendevamo a occhiate, perché fra gli uomini della collina, così come fra i montanari, fra i contadini, ci si intende a occhiate, ci volevamo molto bene. E allora insieme abbiamo vissuto la prima esperienza della resistenza. Io sono entrato in società in un momento splendido, con la guerra, per cui crollava poco a poco l'autarchia fascista, che era isolamento anche culturale, non solo economico, e nello stesso tempo con la resistenza antifascista a Torino, sulle colline e poi sulle montagne. Questo era molto bello. Qui ho passato alcuni dei momenti più belli della mia difficile giovinezza. Questo era il mio triangolo preferito, vale a dire Piazza Castello, Piazza Carignano e naturalmente Palazzo Campana, dove si era rifugiata Lettere e Filosofia, la facoltà che prima era in via Po a causa dei bombardamenti. E qui in questa stanza, io che ero un pessimo studente, voglio dire, non venivo mai, però arrivai con una tesi di laurea già pronta, già fatta per conto mio, e il mio titolare di filosofia era Guzzo, Augusto Guzzo, che poi insegnava a via Po 18, dove c'era il seminario di filosofia teoretica, dove andava pochissime persone. Lui mi chiamava scherzando, ma anche un po' arrabbiato, lui era un napoletano lepido, ma fino a un certo punto, sa che ci sono dei napoletani tremendi, mi chiamava il suo clericus vagans. Ecco, allora ci siamo, e lui rifiutò. A un certo punto disse: no, io non posso firmare questa tesi perché l'era fatta tutto per conto suo, non so nulla di sociologia, sono... lui era un crociano, quindi era contro la sociologia. Noi sappiamo cosa vuol dire per uno studente lavorare su una tesi che poi viene rifiutata. Il Abbagnano, che era in quella finestra laggiù, che leggeva il giornale, si avvicina, Abbagnano era di Salerno, ma era diventato più torinese dei torinesi, si avvicina e dice: che è, che è, che succede? E dico: ma non mi vuol fermare la tesi? Su chi? Weber, Tolstoj Weber, il grande sociologo. Ma questo mi interessa molto, la firmo io questa tesi. Io allora con assoluta proprio, con veramente devo dire con una prontezza di riflessi che era poi un modo per dire totale maleducazione, piantai, ignorai, diedi la schiena al ballonzolante Augusto Guzzo e cominciai a lavorare con Abbagnano. Abbagnano mi confessò, proprio quando io gli proposi di fare il vice direttore, altra arroganza incredibile di me, ventenne, vero? Io ero il direttore dei quaderni sociali, io ero il mio vice direttore. Ammise che con la sua idea di esistenzialismo positivo il tema centrale diventava l'uomo in situazione, vale a dire non più l'uomo in assoluto e neppure il concetto di persona di tipo, diciamo, spiritualistico cattolico. Cioè né croce né gentile né i cattolici. Che cosa? L'uomo in situazione, ma cosa significa? Significa l'uomo datato e vissuto, significa l'uomo circondato a certe circostanze. Come arrivarci? Con la ricerca. Solo la ricerca sociologica empirica. Questa è la cosa che Croce non poteva vedere, vale a dire solo attraverso una certa, se si vuole, matematizzazione del comportamento umano, un certo studio empirico che serva a validare le ipotesi che guidano la ricerca. Solo in questo modo l'esistenzialismo positivo poteva avere uno sbocco che non fosse la solita lamentevole e lagna idealistica o spiritualistica. Abbagnano riconobbe nella sociologia lo strumento che gli dava la possibilità di uscire dalla filosofia tradizionale. Diciamo pure che la ostilità, la detestazione cordiale di Croce contro la sociologia era dovuta al fatto che la sociologia presumeva di poter in qualche modo prevedere il comportamento umano sulla base di una matematizzazione delle ipotesi. E questa, perché? Perché i fatti sono per Croce sempre fatti di coscienza e non possono venire misurati. Ora, io sono il primo a riconoscere che non tutto è misurabile. Io sono il primo a riconoscere che ci sono delle verità non quantificabili. L'amore, la morte, il bisogno di giustizia, certe esigenze che sono pulsioni elementari, eccetera, eccetera. Ma se noi rinunciamo alla capacità
di determinare e confermare empiricamente determinati comportamenti, noi rinunciamo anche a comprendere razionalmente il modo di comportarsi degli individui. Quelle sono le due finestre in cui il nostro Pavese macinava i suoi manoscritti, rivedeva le bozze, scriveva i suoi testi. Per Pavese era la scoperta dell'America come mondo libero aperto. Per me era la scoperta della sociologia come una scienza che smaschera le falsità del potere costituito. Non dimentichiamo che Pavese aveva tradotto Melville per Frassinelli, aveva tradotto Dos Passos, Big Money, no? Un mucchio di quattrini per Mondadori. Insomma, l'uomo Pavese era un intellettuale forse oggi scomparso, interdisciplinare, che andava dai testi di antropologia ai testi di letteratura pura. Non a caso io poi tradussi sotto la sua guida o per sua richiesta, diciamo, anche Reich, Theodor Reich, con la prefazione di Sigmund Freud, Il rituale, studio sul rituale dei primitivi. Così come poi traducevo anche Fast, Howard Fast, Sciopero a Clacton, che è stato poi ripubblicato su licenza delle Naudi da Mondadori, anni dopo. No, quindi c'era... È difficile dire, è difficile ricreare quel clima, oggi non c'è più, perché era un clima di grandi speranze. Intanto era il clima di quelli che non erano stati uccisi dalla guerra, quindi ce l'avevamo fatta franca, quindi eravamo tutti dei grandi ottimisti. Non c'era tempo per la depressione. E poi, in secondo luogo, ognuno di noi cercava naturalmente il proprio interesse, ma questo interesse individuale non era mai attuato, concepito, prospettato come nemico dell'interesse collettivo. Si iscriveva in un disegno globale. Questo oggi si è perduto e purtroppo si è perduto, lo si vede anche nella classe dirigente che è frantumata. E di sbieco, nella stessa stanza, a una piccola scrivania, lavorava Natalia Ginzburg. Dalle 8:30 del mattino fino a sera, continuamente, indefessamente, perché la casa editrice Einaudi è nata proprio come una scommessa contro i poteri economici dominanti di questa città e contro anche il regime politico dominante negli anni 30. Questo non va mai dimenticato, così come non va dimenticato il fatto che Leone Ginzburg è morto in carcere sotto le torture naziste. Questo non lo si dimenticava allora, ma si lavorava seriamente. Noi avevamo in sostanza i filosofi analitici, avevamo i nuovi epistemologi, avevamo tutta la nuova critica letteraria da Einaudi, e con Einaudi avevamo anche finalmente l'ingresso nella cultura italiana della cultura russa. Si noti bene, russa, non sovietica. Queste accuse di sovietismo alle Einaudi sono improprie. C'era con la casa editrice Einaudi una grande ventata di rinnovamento in tutta la cultura italiana, e c'era, per quanto mi riguarda, devo dire, questa fortuna incredibile di aver cominciato, diciamo, la mia vita intellettuale pubblica proprio con Einaudi. Dopo la guerra però avevo avuto un'intensa esperienza, diciamo, di propagandista per conto della Sinistra Unita, socialista e comunista, in una vena anarco-sindacalistica in tutto il Monferrato, Alessandria, Casale Monferrato, Ozzano, fra i minatori delle miniere di cemento, vero, del Casalese, fra gli operai della Eternit nel Rozzone, uno stabilimento che faceva venire il cancro alla vescica, sempre a Casale Monferrato, e poi naturalmente ad Alessandria, dove nel 1946 avevo messo insieme un giornale, una rivista per giovani, la Generazione Nuova, si chiamava La Rivoluzione Umana. Arrivando qui poi, cosa dovevo fare? Dovevo in particolare unire questi vari interessi e farli in qualche modo coagulare in un progetto unitario, che era la nuova concezione della ricerca sociale come strumento analitico per conoscere la società, al di là dell'ufficialità, al di là del crocismo, dell'idealismo, dello spiritualismo, al di là delle varie retoriche filosofeggianti, far conoscere la società per poi trasformarla.
Cioè c'era un momento analitico e un momento terapeutico, che per forza si collegava sia all'università, un uomo come Bagnano al di fuori del croce, eccetera, esistenzialismo positivo, sia naturalmente all'Einaudi, perché l'Einaudi era un crogiuolo di idee, e peraltro si collegava anche con Adriano Olivetti, che mi dava modo di sperimentare sul piano, diciamo, dei rapporti quotidiani, sul piano quindi della pratica, la validità di queste idee. Di qui comunità e fabbrica, autonomia aziendale, di qui gli esperimenti dei paesi comunitari intorno a Ivrea, di qui il fatto straordinario che, mentre, a me dispiace doverlo dire, ma è quello che sento tuttora, che mentre Torino restava una company town, cioè una città dominata da un interesse sovrastante, unitario in fondo, anche se con l'indotto poteva dare l'impressione di una certa autonomia, insomma la Fiat, con la legittima ma riduttiva corsa al profitto, legittima ma riduttiva, Ivrea invece concepiva la fabbrica come produttrice di beni ma anche di idee. Questa è la gran differenza. Quindi Ivrea non sarà mai una company town come Torino Pisa o come la Valdagno di Marzotto. No, il problema è che la proposta di Olivetti, anche con l'edizione di Comunità e poi con la rivista Comunità che mandavamo a tutti i sindaci, i segretari comunali, e poi anche con le, durante soprattutto il 56-58, quando io partecipai con lui alla campagna elettorale, anche con dei fogli locali, io stesso facevo autonomia di fabbrica, autonomia aziendale, poi comunità di fabbrica, comunità della Valdera, le vie del Piemonte, erano tutti fogli. Insomma, noi volevamo fare un grande movimento culturale e politico, che qualcuno chiamava metapolitico. Devo dire la verità a questo punto, perché intanto la si vede, di persone che credessero fino in fondo a questo progetto, che era un progetto pazzo, come dire, cioè era un progetto che riaffermava la funzione sociale dell'utopia, assoluta. Eravamo pochissimi. E avevamo in sostanza questo sogno di un rinnovamento dall'interno della società, partendo dal basso. In realtà, la società italiana ha un potere da secoli fortissimo e pesante, perché c'è chi comanda, e poi ci sono coloro che comandano quelli che comandano. Potere a doppia mandata. Terribile. Fabbrica Olivetti nasce come una piccola impresa e nel giro di pochi anni diventa una grande società multinazionale, quindi un grande fattore propulsivo di cambiamento, col massimo rispetto sempre dell'ambiente e di se stessa, delle proprie origini. Ecco dunque che questa costruzione modesta, che però cominciava ad avere contatti in tutto il mondo, America Latina, Asia, Nord Europa, si prolunga poi a poco e diventa questa facciata di cristallo e acciaio, senza soluzione di continuità. È straordinario pensare che in questo grande edificio, che era anche dal punto di vista meramente architettonico all'avanguardia negli anni 50 e 60, pensare che in questo edificio dove lavoravano migliaia di persone e venivano assunte ogni settimana centinaia, ogni mese migliaia di nuovi operai, nuovi impiegati, oggi lavorano poche centinaia di persone. A me piange il cuore, evidentemente, perché qui ho dato
alcuni anni di attività e forse le energie migliori che un giovane tra i 25 e i 30 possa spremere dal suo essere qui con Adriano Olivetti. La parola licenziamento non esisteva nel nostro vocabolario, non poteva esistere. E la fabbrica esisteva, lavorava e si sviluppava in tutto il mondo solo per la propria comunità di origine. Quindi non c'era alcuna distruzione, alcun cambiamento violento dell'ambiente in cui la fabbrica era nata poco a poco e si era sviluppata. C'era il rispetto. Eravamo di 40 anni in anticipo sull'ecologia di cui oggi si parla. Allora noi non ne parlavamo, la realizzavamo. Ma poco a poco, giorno per giorno, settimana, mese dopo mese, dopo anni. Anni bellissimi. E di fronte naturalmente c'erano i servizi sociali come questi, c'erano gli asili all'avanguardia. Erano all'avanguardia perché erano servizi sociali efficienti ma non paternalistici. Non si sentiva mai la mano o l'ombra, arrivo a dire anche la mano benefica e l'ombra del padrone. Il padrone non c'era. C'era questa grande realtà tecnica che diventava anche ed era nello stesso tempo tecnica e umana. Queste c'erano le case degli operai, le case degli impiegati. La fabbrica si sviluppava in tutti i suoi settori, dai tornitori all'attrezzaggio, dove naturalmente, come si sa, lavoravano i grandi artisti della fresa, del trapano, quelli che aggiustano le macchine. E poi c'era naturalmente la catena di montaggio, con tempi mai calcolati freddamente sul cronometro, ma tempi al contrario, in qualche modo vissuti dall'ufficio progetti e metodi su direzione del presidente di Adriano Olivetti, vissuti come tempi umani. Figlio di Camillo, io l'avevo incontrato fin dal 48 e con lui francamente ho collaborato fino alla sua morte, alla fine di febbraio del 1960, e questa era anche, se posso dire, anche un po' la mia casa. Il primo incontro con Adriano Olivetti a Torino, a casa dei Levi, prima moglie Paola Levi, non fu molto felice, fu anzi più che un incontro, fu uno scontro, perché io venivo fresco fresco dall'Inghilterra, l'Inghilterra laburista, con Clement Attlee, vero primo ministro, Churchill era stato, gli avevano dato il ben servito agli inglesi subito dopo la guerra, pur avendola vinta, e allora Olivetti, entusiasta dei laburisti, perché lui era, Olivetti stranamente era certamente un industriale, un grande industriale, quindi una persona ricca, un capitalista, era anche un socialista, come il padre Camillo, era un utopista, era un riformatore sociale, e mi diceva, vero, in questa riunione, vero, in questa casa amica, parlava dell'Inghilterra laburista, e io a un certo punto lo interruppi con l'arroganza, o meglio l'inconsapevolezza che è tipica dei giovani che hanno viaggiato e che pensano naturalmente di sapere tutto o quasi tutto, e dice: no, lei non ha capito nulla. Con le nazionalizzazioni del carbone, dell'acciaio, dei trasporti in Inghilterra, la vita degli operai, le condizioni effettive della classe operaia non sono mutate per niente. Per la verità, oltre che non mutate, sono peggiorate, che non hanno più un padrone contro cui sfogarsi. Dopo questo incontro, in realtà Olivetti, forse impressionato, volle rivedermi, venne a ricercarmi, cosa non facile perché allora non avevo fissa dimora, vivevo fra Londra, Torino, un po' Parigi e tutte le periferie di questo mondo. In sostanza, trovammo questa splendida consonanza di idee. Olivetti aveva già molti
intellettuali che lavoravano con lui, ma erano tutti intellettuali a mezzo servizio per quanto alle sue idee, perché erano anche dirigenti dell'azienda, c'era in loro questa ambiguità. Io ero solo per le idee. Fu un incontro straordinario e devo anche dire che in Olivetti, se dovessi essere richiesto di dare un quadro sintetico dell'uomo e dell'opera, cos'era la sua caratteristica dominante, sono certo di un fatto: era il rispetto per le idee, il gusto per le idee. Quest'uomo che era ingegnere, credo chimico, ma e quindi che era un grande industriale, dirigente d'azienda, amministratore delegato, aveva un'enorme capacità di ascoltare le idee, idee pure, il gusto dei libri, il gusto della cultura come tale. E quindi ci incontrammo, perché all'epoca io non facevo altro che tradurre per conto della casa Einaudi, e poi pubblicai dei libri invece per la sua casa editrice, le edizioni di comunità, e ebbi la strana sensazione molto bella di un incontro che era nello stesso tempo politico, ideologico, spirituale e ideale. Ci incontrammo sulla strada dell'utopia. L'utopia era industrializzare senza rovinare l'ambiente, era fare le riforme non predicandole astrattamente come facevano i partiti politici di massa, i sindacati all'epoca della guerra fredda, ma studiare la tecnica delle riforme. Non basta parlare di riforme, bisogna sapere da buoni tecnici come applicarle e badare anche agli effetti che avranno queste riforme. Da questo punto di vista, io trovavo, parlando in maniera un po' egocentrica, e me ne scuso, ma è inevitabile, io trovavo in Olivetti la possibilità di avere una sintesi della ricerca sociale, sociologica, dell'impeto trasformatore e riformatore che era in fondo ciò che io volevo, era in sostanza una nuova società, e nello stesso tempo lo studio rigoroso, accurato delle condizioni di fabbrica, di una fabbrica che usciva da se stessa e investiva in qualche modo ordinatamente, armoniosamente la comunità circostante. Si noti che fu questo l'argomento con cui io riuscii personalmente, Olivetti non c'era in quell'occasione, a New Delhi, a vincere, battere la concorrenza della Siemens, parlando con il primo ministro Nehru, parlando dopo un quarto d'ora, anzi 20 minuti di silenzio drammatico. Questa era la tecnica di Nehru per spaventare i suoi interlocutori. Naturalmente io ne approfittai per fare un piccolo sonnellino, ecco, un pisolino. Perché come riuscimmo a battere la Siemens? Non certo sul piano tecnico, non su quello finanziario, ma proprio con l'idea che noi proponevamo la costruzione di una fabbrica dei telescriventi attraverso una joint venture fra Olivetti e il governo indiano, presieduta da Nehru, e il presidente dell'epoca, primo ministro Nehru, era vicepresidente, era Radhakrishnan, il nostro interlocutore, senza alterare gli equilibri della comunità tradizionale. Progresso senza rotture, progresso senza violentazione, in sostanza. Eravamo di 40 anni in anticipo sulle odierne discussioni dell'ecologia e dell'equilibrio ecosistemi. Perché quando si dice capitalista industriale, con una sola parola si dicono più cose, due in particolare. C'è il capitalista che produce beni, servizi per la comunità, naturalmente anche per il proprio interesse, perfettamente legittimo. E poi c'è un capitalista di tipo piratesco, il capitalista puramente finanziario, che è il manipolatore non della materia prima per creare ricchezza, ma è il manipolatore del capitale finanziario per produrre altro capitale finanziario, soldi manipolati per creare altri soldi indipendentemente, senza badare al benessere della comunità. Qual è oggi la critica che Adriano Olivetti e che noi anche modestamente rivolgiamo alle società multinazionali? Queste arrivano, disboscano, sventrano l'ambiente, miniere, fabbriche, eccetera, fanno i loro soldi e quando non c'è più nulla da spremere fanno le valigie e se ne vanno. Ho
Questo era lo studio di Adriano Olivetti, ed era però, come si può vedere, insomma, uno studio ampio. Adesso mancano i libri che sono andati alla Fondazione Olivetti a Roma, ma è uno studio ampio in cui si poteva essere isolati, concentrati, come accadeva anche a me sull'altra scrivania, ma nello stesso tempo si poteva dialogare, discutere. Era uno studio in questo senso anomalo, perché qui si discuteva costantemente dell'unione fra libri e anche prassi, cioè pratica, fra teoria e pratica, che era poi, si potrebbe dire, anzi lo si potrebbe considerare il motto di comunità. L'idea di una comunità concreta veniva ad Adriano Olivetti dal fatto stesso della conformazione geofisica del Canavese. Il Canavese è un pugno di comuni all'ingresso della Valle d'Aosta, tra Torino quindi ed Aosta, che rappresenta una comunità concreta. E quindi più che un'idea semplicemente, più che un calcolo semplice, puramente teorico, era invece una realtà vissuta. L'operaio addirittura veniva preso a casa come se andasse all'asilo e portato in fabbrica dai mezzi di trasporto messi a disposizione dall'Olivetti, che così predisponeva anche una rete di servizi di corriera che univa tutti i paesi del Canavese con Ivrea. Momento. Non era l'operaio immigrato dal centro-sud, era un operaio contadino, era un operaio che manteneva il legame col proprio campicello. Io arrivavo negli Stati Uniti pieno di pregiudizi. Nel 1951. E ci andai anche negli Stati Uniti perché dal 48 avevo incontrato Adriano Olivetti, collaboravo con lui, ma lui nel 50 aveva avuto un infarto. E che cosa poteva fare un addetto alla presidenza come ero io, a titolo personale, se il presidente è a letto con l'infarto? E vado in America, contro il parere di Olivetti, che mi voleva accanto a sé, ma io avevo voglia sempre. Insomma, io non sono stato mai malato di confini, sono sempre stato un po' in fuga. Io lasciavo un posto da dirigente nella fabbrica che pagava di più gli operai e i dirigenti in Italia, forse in Europa all'epoca, era la Olivetti che si stava espandendo, per andare a fare il modesto borsista, il lettore, così un piccolo professore marginale, prima a New York e poi a Chicago. Ma avevo tradotto il libro di Veblen, che era stato professore incaricato a Chicago, non era mai diventato professore ordinario, una carriera molto disgraziata. Quindi per me nel 51 non potevo non andare, ed ero pieno di pregiudizi. Il primo pregiudizio era che in fondo gli americani facevano le più grosse automobili, eccetera, ma non avevano una vera filosofia e così via. E il secondo pregiudizio era che in fondo erano molto innocenti per capire le complessità della storia. C'era in questi pregiudizi qualcosa di vero, ma ciò che mi colpì subito arrivando in America era la vastità del territorio, questo senso di libertà di movimento in senso fisico, territoriale, dopo essere stati l'uno sull'altro per tanto tempo, anche magari nei rifugi, le città distrutte. Ecco, lì c'era la vita al movimento, vita. Tornato in Italia nel 53, tengo la prolusione, la mia prima comparsa in pubblico nel 53, alla inaugurazione dei corsi di educazione professionale per assistenti sociali al CEPAS. In sostanza parlo di servizio sociale e sociologia, vale a dire il servizio sociale importantissimo per la sociologia, perché dà a questa disciplina accademica il mezzo e l'occasione di non ridursi a pura disciplina accademica, ma di conoscere il mondo reale attraverso i casi specifici, il casework, il group work, no? I casi di gruppo, cioè, del servizio sociale. Servizio sociale come lavoro sociale a contatto con l'umanità diretta. Di qui naturalmente la sociologia come partecipazione. Io mi sono reso conto dopo, questo mi è accaduto più di una volta nella vita,
Lì per lì non mi rendevo, casualmente, io sono venuto qui per caso, conquistato dalla bellezza del posto, ma poi ho capito che senza il servizio sociale, cioè senza il contatto con la prassi sociale, con la pratica di vita, la sociologia non è che un discorso vanamente accademico. E io devo dire grazie a questo luogo, grazie all'Aventino, al suo grande silenzio, alla sua bellezza, ai suoi campanili romanici, grazie a Sant'Anselmo, a tutti quanti, per avermi in qualche modo fin dall'inizio, al ritorno dagli Stati Uniti nel 1953, avermi in qualche modo incamminato per il sentiero giusto. E stiamo in fondo cercando di capire com'è la vita quotidiana nella povertà. La povertà è in realtà un mondo molto complesso che bisogna studiare con calma e della quale bisogna anche comprendere, proprio della povertà, comprendere i vari livelli, i vari stili di vita. C'è un primo livello che è appunto quello della povertà, vale a dire della povertà dignitosa, il povero che cerca di nascondere le toppe nei pantaloni, in sostanza la famiglia che tira avanti con i ragazzini sempre ben puliti, con grave sacrificio soprattutto delle mamme. Poi c'è l'indigenza, quando veramente la famiglia non ce la fa e allora dovrebbero subentrare gli enti comunali di assistenza. Perché studiando le borgate siamo riusciti a studiare il potere sociale visto dal di sotto, perché ci eravamo accorti che il potere più oppressivo non era il potere che dall'alto, diciamo, guatava, per così dire, i subordinati, per poi buttarsi su di essi con delle manovre oscure. No, il potere oppressivo è il potere inerte. È il potere che attraverso la sua inerzia dura per sempre. Durare, non dirigere, perché se uno dirige deve decidere, se decide ottiene risultati cattivi, positivi o negativi, nefasti in sostanza, e allora in base a questi risultati può essere giudicato, ma chi non agisce non può essere giudicato, perché è fermo, intemporale, stabile, eterno. Con quali conseguenze? Nessuna conseguenza per i vertici sociali, perché stanno bene, non hanno bisogno di cambiare nulla, anzi possono temere che da ogni cambiamento venga messa in pericolo e a repentaglio la loro posizione di vantaggio relativo. Chi ha bisogno di cambiamento è colui, colei, il gruppo sociale che soffre, quello ha bisogno di trasformare la situazione. E allora questo potere visto dal di sotto ci ha fatto capire veramente le meccaniche, i modi di operare o di non operare del potere sociale. Io ho sempre sostenuto che la condizione di marginalità è addirittura centrale per il sistema metropolitano nel suo complesso, perché chiunque fosse andato in borgata all'epoca in cui noi studiavamo questo fenomeno e avesse seguito le donne, gli uomini di mezza età, anche i ragazzi e le ragazze durante la giornata e la notte, non solo la giornata, si sarebbe accorto che i pavimenti, i corridoi, le stanze dei grandi ministeri, la stazione e così via, tutto questo era pulito dai donnoni delle borgate. I servizi fondamentali erano tenuti dai ragazzi e dalle ragazze, cioè c'era un interscambio fra centro e periferia che faceva cadere la cesura dal punto di vista funzionale fra centro e periferia. Tanto che si potrebbe concludere, si poteva concludere all'epoca soprattutto, che la marginalità urbana è in realtà essenziale per la centralità urbana. È cambiato moltissimo, già all'arrivo si vede la recinzione della chiesa, della parrocchia di San Policarpo, che ai nostri tempi, in fondo pochi anni fa, era il rifugio dei senza tetto. Entravano liberamente, non c'era recinzione, adesso tutto ben recintato, pulito, manicurato, è diventato un palco borghese, pienamente borghese. E qui invece troviamo ancora le scritte sombrero libero, grandi
grandi vocazioni rivoluzionarie un po' pasoliniane, un po' latinoamericane, un po' alla Feltrinelli, comunque sia, è cambiato tutto, è irriconoscibile. E però noi sappiamo che i poveri che erano qua dentro, i senza tetto, quelli che vivevano qui sotto gli archi, protetti da qualche lamiera, da materiale di riporto, no? Che trovavano per me in maniera molto suggestiva, in questi archi dell'antica Roma, trovavano il rifugio, la casa della Roma moderna, modernissima. La Roma dei Cesari, la Roma dei Papi, la Roma dei poveri. Una volta, l'acquedotto felice per la vita infelice. Ci sono ancora, sono diventati di nuovo invisibili. Erano invisibili quando erano qua giù, ci volevano dei sociologi per andarli a stanare. Sociologi che naturalmente non fossero legati alla logica del mercato, perché qui nessuno pagava per parlare dei poveracci. E dove sono oggi? Non so, bisognerebbe andare a Spinaceto, all'Idroscalo, Ostia Nuova. Tutti hanno l'antenna parabolica perché desiderano mantenere i contatti con le loro lingue. Noi venivamo qui, avevamo anche qui un problema di lingue, le loro lingue erano l'abruzzese, il napoletano, il siciliano, cioè era negli anni 60 la immigrazione italiana, centro-meridionale. Adesso invece in queste nuove isole di immigrati abbiamo l'immigrazione extracomunitaria. Qui tutto è cambiato e stranamente, per quanto riguarda le condizioni di sopravvivenza, tutto è rimasto lo stesso, ma altrove, altrove. Direi una prima osservazione di metodo: l'insegnamento della sociologia oggi non può essere impartito al modo tradizionale in cui si è insegnato latino, greco, filosofia, storia, così via, perché implica anche l'esperienza della ricerca sul campo. Questo significa che la nostra università, le nostre facoltà dovrebbero attrezzarsi, e non lo sono ancora, in modo tale che ogni corso, soprattutto i corsi avanzati, a un certo punto ogni corso lascia le aule universitarie e va incontro alla vita, se posso esprimermi in termini un po' romantici. Questo studente, noi dobbiamo insegnare l'arte della demistificazione.